Che cosa succede a Roma? Più precisamente, che sta succedendo dentro la Chiesa Cattolica? Si siete confusi per il crescente caos? Si sentite che la vostra fede vacilla in mezzo alla tempesta? Allora questo canale è fatto per voi. Vogliamo aiutarvi a capire cosa sta succedendo nella Chiesa, per non perdere la fede, ma anzi irrobustirla, e per farvi voi stessi propagatori della verità. Buongiorno, mio nome è Giulio Loredo, benvenuti nel canale Visto da Roma. Un caloroso benvenuto a chi si è iscritto l'ultima settimana. Se non siete ancora iscritti, vi invito a farlo. Vi invito anche a mettere un like e a condividere questo canale. Aiutatemi per favore per informare il maggior numero possibile di persone su cosa sta succedendo nella Chiesa. Papa Giovanni XXIII diceva bene, è il titolo di una sua enciclica, la Chiesa è Mater et Magistra, madre e maestra. La Chiesa accoglie i figli come una madre e poi li educa. Quello che si chiama il munus docendi, cioè la sua funzione docente, educativa, che si traduce poi in un magistero. Una caratteristica essenziale di questo magistero è la sua coerenza. La Chiesa sviluppa e approfondisce le verità contenute nella Sacra Rivelazione, ma non può contraddirle. Ora, proprio questa coerenza nel magistero sembra che stia venendo meno nell'attuale pontificato. In una recente intervista alla vaticanista Diane Montagna, pubblicata su First Things, un giornale americano, il noto canonista americano Don Gerard Murray fa notare il contrasto clamoroso fra il responsum che aveva dato il Dicastero per la dottrina della fede nel 2021 riguardo alla benedizione alle coppie omosessuali e la recentissima dichiarazione fiducia supplicans dello stesso Dicastero alla fine del 2023. Nel responsum del 2021 si rigettava energicamente la possibilità di realizzare un tale atto, perché, diceva, la benedizione di un sacerdote è sempre un atto liturgico e sacramentale. Conferire una tale benedizione, diceva il responsum del 2021, conferire una tale benedizione vorrebbe dire che la Chiesa benedice il peccato, cosa ovviamente assurda. Sinonché nel dicembre del 2023, con un nuovo prefetto, ma dello stesso dicastero per la dottrina della fede, le cose cambiano radicalmente e si dice il contrario, cioè i sacerdoti possono benedire le coppie irregolari, comprese quelle omosessuali. Ambedue i documenti, seppur dicano cose diametralmente opposte, recano la firma di Papa Francesco. E come la mettiamo, cari amici? Si tratta di semplice sviste oppure c'è una tattica dietro? Scrivendo sul noto blog Settimo Cielo di Sandro Magister, il giurista cattolico di Trieste Antonio Caragliu afferma che ci sarebbe una tattica, così che lui la chiama, in queste contraddizioni sempre più frequenti nell'attuale pontificato. Secondo Caragliu, quando si fanno troppe distinzioni, troppi chiarimenti, come appunto nella fiducia supplicans, c'è una consapevolezza della contraddizione, cioè sanno che stanno dicendo cose contraddittorie e quindi lo nascondono in un sottobosco di distinguo, di chiarimenti, eccetera. Dice Caragliu e cito fra virgolette: il punto, a mio parere, è che in questo caso, come in numerosi altri casi durante questo pontificato, il popolo di Dio è stato fatto oggetto di una tattica consistente nell'intenzionale induzione di dissonanze cognitive. Ricordatevi, cari amici, di questa espressione
perché è quello che tutti ne stanno parlando qui a Roma, le dissonanze cognitive. In parole povere sarebbero contraddizioni che invece di segnalare la retta strada ai fedeli producono disorientamento e di seguito apatia. Secondo il noto giurista di Trieste, la tattica della dissonanza cognitiva consiste nell'introdurre assieme, e lui dice, affermazioni e principi fra loro incompatibili. I pazienti di questa operazione psicologica, perché si tratta di una vera e propria operazione psicologica, una sorta di psicochirurgia, cioè i fedeli, sottomessi alle sistematiche dissonanze cognitive, provano quello che Caraglio chiama un vero e proprio disagio mentale, già che le persone hanno un naturale bisogno di coerenza. Privati dalla naturale coerenza, ognuno tende a risolvere il rompicapo come può, navigando nelle incongruenze a modo suo. Così i fedeli si trovano smarriti e sbalottati da tutte le parti. Nascono allora teorie assurde. I fedeli vanno dietro alla prima persona che offre una spiegazione, per quanto fantasiosa, di ciò che sta succedendo. Alla fine si rischia di cadere nell'apatia e nel disinteresse. Anche padre Gerald Murray, nella intervista che ho citato sopra, parla di tattiche ingannevole, dice il noto canonista a proposito delle confusioni che si sparge da Roma, e cito fra virgolette: dato che la missione del Dicastero per la dottrina della fede è di sostenere e difendere l'insegnamento perenne della Chiesa, perché il cardinale Fernandez avrebbe rilasciato una dichiarazione che contraddice il responsum del 2021, sostenendo che non c'è alcuna contraddizione, ma solo uno sviluppo innovativo della dottrina? E lo stesso padre Murray risponde: si tratta di un ingannevole gioco di parole, un tentativo fallito di ingegneria verbale che cerca di imporre un cambiamento nella dottrina e nella pratica della Chiesa senza dare l'impressione di farlo. Appunto, una tattica di confusione. Ricorda molto quello che Plinio Correa de Oliveira spiegava nel suo libro Trasbordo ideologico inavvertito, che vi consiglio caldamente di leggere. Comunque farebbero bene i pastori a ricordare l'avvertimento di San Paolo ai Corinzi, nella seconda lettera. Se la tromba emette un suono confuso, chi si preparerà al combattimento? Così anche voi, se non pronunziate parole chiare con la lingua, come potrà comprendere ciò che andate dicendo? Parlerete al vento. Alle contraddizioni dottrinali seguono poi le ambiguità nei fatti, nei gesti. Questo pontificato è ricchissimo di gesti simbolici. Ormai siamo abituati a vedere il Papa che saluta con indifferenza, quando no persino con compiacimento, coppie irregolari, coppie omosessuali, persone transgender, eccetera, passando il messaggio implicito che si tratta di cose normali. Eppure il cardinale Tucho Fernandez, vero autore della Fiducia Supplicans, annunciò pochi giorni fa la pubblicazione per aprile, cioè fra un mese, di un documento che, secondo quanto lui stesso anticipa, sarà, virgolette, fortemente critico su tendenze immorali nella società contemporanea, come sono le chirurgie per cambiare sesso, la maternità surrogata e l'ideologia del genere. Ma come la mettiamo allora, cari amici? Da una parte approvano queste tendenze immorali nei testi e nei gesti e dall'altra li criticano. Ma vediamo un'altra contraddizione, un'altra dissonanza cognitiva. Anche se esplicitamente proibite dalla Fiducia Supplicans,
Si stanno moltiplicando ovunque cerimonie simil matrimonio di coppie omosessuali, presiedute da preti, in cappelle, in chiese, in luoghi di culto. E il Vaticano non dice nulla. Una di due. O la dichiarazione fiducia supplicans del Vaticano e carte straccia, oppure c'è una tattica per confondere i fedeli. Ancora un altro esempio di dissonanza cognitiva. Il cardinale Fernandez ha emesso poco tempo fa un documento ribadendo la dottrina cattolica tradizionale che condanna la massoneria e vieta ai cattolici qualsiasi collaborazione, qualsiasi contatto con la massoneria. Ebbene, poco dopo, l'arcidiocesi di Milano partecipò in un incontro cattolico-massonico di alto livello, dove un cardinale propose un tavolo permanente di dialogo fra le due realtà, il cardinale Cocco Palmerio. E il Vaticano non fa nulla. Potremmo andare avanti con casi come questi, di flagranti contraddizioni. In questa maniera, il principio di non contraddizione, cioè quel principio logico che afferma che una cosa non può essere e non essere allo stesso tempo, sotto lo stesso profilo, svanisce. E con esso svanisce la propria capacità di ragionare. San Tommaso spiega molto bene il principio di non contraddizione, è il fondamento di ogni pensiero. Svanendo il principio di non contraddizione, quindi la possibilità di ragionare, svanisce pure la fede, perché, come ci ricorda San Paolo, la fede è un razionabile ossequio, cioè un ossequio della ragione. Ragione e fede vanno insieme, se una viene a mancare, anche l'altra manca. Svanendo la fede, poi, cosa succede? Scompare anche la pratica della religione. Ci possiamo meravigliare che le chiese si svuotino, che i seminari chiudano, che gli ordini religiosi siano soppressi per mancanza di vocazioni? Come insegna San Paolo, se la tromba emette un suono confuso, chi si preparerà al combattimento? Cosa fare? Cari amici, la Chiesa ha 2000 anni di storia e un meraviglioso magistero che, affondando le proprie radici nell'era apostolica, passa per la patristica, la scolastica, la neoscolastica e così via fino ai nostri giorni. È un patrimonio bimillenario di magistero, di dottrina, di verità. Guardiamo con serenità questo patrimonio bimillenario e proclamiamo con fierezza: credo in unam sanctam catholicam ed apostolicam ecclesiam. Cari amici, non dimenticare di mettere un like su questo video, di condividerlo con i vostri contatti, i vostri amici. Cerchiamo di far crescere questo canale affinché il maggior numero possibile di persone possa essere puntualmente informata su cosa sta succedendo a Roma. E io vi do appuntamento settimana prossima, sempre qui nel canale Visto da Roma. Arrivederci.